Natale si sta avvicinando, anche se probabilmente non potremmo festeggiarlo come vorremmo, anzi, quasi sicuramente non potremmo. Così ho deciso di fare un video, come gli altri anni, in realtà consigliandovi alcuni film in questo video, appunto per Natale, e prepararci per appunto queste vacanze e vivere insomma in compagnia di qualcuno. In particolar modo appunto per la compagnia che quest'anno purtroppo manca e dovrà mancare, ahimè. Ma questo è un discorso un po' troppo serio che non c'entra con questo video, ma comunque volevo consigliarvi questo film appunto per rendere un po' più gioiose queste vacanze di Natale che appunto non potremo festeggiarle con i nostri amici cari, i nostri parenti. Allora, ci sono poi anche i bonus che dico alla fine. Partiamo appunto con Un principe per Natale, film che è disponibile su Netflix di 3 anni fa. È carinissimo, io vi consiglio di vederlo e io lo rivedrò. E vediamo un po' se mi piacerà come la prima volta, probabilmente sì. E vi consiglio appunto anche a voi di guardarlo. 2 anni fa poi vi avevo già consigliato Qualcuno salvi il Natale. Infatti è del 2018, sempre disponibile su Netflix, ma dico di nuovo, ve lo consiglio di nuovo perché quest'anno è uscito il freddo, quindi Qualcuno salvi Natale 2. Quindi se non vi ricordate la storia del primo film, potete riguardare il primo e poi il secondo. Lo farò anch'io, farò anche io in questo modo, perché non mi ricordo bene la storia del primo, però io ovviamente tutti i trailer vi lascio su nelle schede. Poi abbiamo Natale a Wonderland, sempre del 2018, sempre disponibile su Netflix e il trailer comunque in descrizione. Questo devo vederlo anch'io, sembra carino, quindi non posso darvi un parere personale, però appunto ripeto, sembra carino, quindi è da vedere sicuramente. Poi abbiamo Christmas Drop, Operazione Regali. Io questo lo voglio vedere troppo, sono ossessionata, ma io ve lo consiglio per lo stesso motivo per cui voglio guardarlo io, per Alexander Ludwig. Io lo amo quell'attore, io lo amo. Io guardo i suoi film da quando avevo tipo 13-14 anni, quindi sono passati 8 anni per l'ultima volta, o meglio, dalla prima volta che ho visto un suo film sono passati 8 anni, non ancora ci voglio credere. Quindi questo film è sicuramente uno dei film che vedrò prossimamente, ma proprio subito, solo per Alexander Ludwig. È uscito recentemente, circa un mesetto fa, è disponibile su Netflix, anche in italiano, in inglese, come volete voi, insomma. Io non lo so, devo ancora decidere. Probabilmente lo guarderò sia in inglese sia in italiano. Poi abbiamo alcuni film che io ho già visto che rivedrò, oltre a Qualcuno salvi Natale perché devo vedere il seguito. Si tratta di Nightmare Before Christmas, ovviamente, perché c'è. Cioè, come si fa a non guardare Nightmare Before Christmas a Natale? Non si può non guardare. Io in realtà di solito guardo Nightmare Before Christmas ad Halloween, però ogni tanto lo guardo sia ad Halloween sia a Natale. Sempre ad Halloween, però qualche volta anche a Natale. E quest'anno, dato che possiamo stare a casa più tempo, allora lo guarderò anche a Natale. Quindi il primo bonus è Nightmare Before Christmas, il secondo bonus sono le 5 leggende. Raga, le 5 leggende non lo vedo da un pezzo in realtà, forse 2 o 3 anni fa l'ho visto l'ultima volta e devo quest'anno. Devo assolutamente rivederlo. Io avevo 14 anni quando è uscito questo film, nel 2012. Ah, non ci credo. E anche in questo caso, assolutamente da rivedere. Sia Nightmare Before Christmas, sia Le 5 Leggende, sono a cartoni. Cioè, non è proprio un film con gli attori fisici, però, cioè, non si può non guardare Le 5 Leggende a Natale.
cioè come non guardare Frozen in inverno? Probabilmente guarderò anche Frozen, però non fa parte di questa lista, perché probabilmente, non lo so, adesso vediamo. Poi un altro Bones che ho visto, questo film l'anno scorso al cinema, è Last Christmas. Io ho deciso che tutti gli anni a Natale guarderò Last Christmas, perché raga, cioè, non so se qualcuno di voi l'ha visto, ma Last Christmas è non solo un film di Natale, ma un film che ti cattura proprio l'anima, cioè ti cattura il cuore, l'anima, tutto quanto praticamente. Molto profondo, con un significato bellissimo, quindi ho deciso di rivederlo prima di tutti gli anni. È uscito l'anno scorso al cinema, io l'ho visto qualche giorno dopo Natale con i miei cugini e mi sono rimasta folgorata, non solo perché sono una fan degli Wham, io ci sono andata solo per quello e perché c'era l'attrice di Daenerys Targaryen, quindi io praticamente ci sono rimasta per questi due motivi. E poi perché questo, cioè perché volevo andare al cinema, ho detto vabbè, c'è Daenerys che fa un film di Natale con le canzoni di Wham, che faccio, non ci vado. Ci sono andata, mi sono innamorata e quindi ora vi voglio guardare. Allora, questo video è finito qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali di questi film avete già visto e quali mi consigliate, perché non sono mai troppi. E io vi aspetto settimana prossima per un altro appuntamento al tema natalizio, perché vi consiglierò alcuni libri natalizi da leggere appunto davanti. Bene, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per